Beatrice, che fu attrice protetto, che quest'anno si svolge come sempre intorno a Roma, ma principalmente su questo più, ormai è stato un polo culturale trasversale che si è aperto a pochissime forme di creatività tra culturale e contemporanea e in altri punti della zona Tortona. Perché quest'anno abbiamo progettato contemporanea arte su questo studio? Perché volevamo rialzare la qualità. Il progetto è nato 3 anni fa su invito del sindaco Moratti in un incontro informale che facevamo in cui lei espresse il desiderio che potesse nascere attorno a mia arte, non in contrapposizione ma complementare a mia arte, anche un piccolo fuori salone dell'arte che potesse arricchire l'offerta culturale, l'offerta artistica in quei giorni. Zona Tortona e soprattutto ci sembrava il posto ideale e abbiamo pensato però di far durare un po' più di più, potesse nascere qualche giorno prima del MIAX e chiudere il giorno dopo, per dare il tempo anche a tutti gli operatori che magari stavano lavorando sul MIAX per fare gli stand, per visitare i colleghi, per fare gli artisti, di poter godere di questa avventura. Contemporaneamente, quindi ringrazio, sono qui anche perché è nato da un'idea del comune, ci sostiene l'assessore di finanza Cioni in prima persona, quindi ringrazio di essere sempre al nostro fianco e ve lo racconto, rapidissimamente, mi aiuterà a raccontarlo con l'assessore Lorenzo Macchi, che è responsabile della comunicazione dello IULM, che è un'università che ci ha sostenuto in maniera attiva in questo progetto, Giovanni Bodelli, un gallerista mantovano, volutamente non di Milano, Piedino, cioè gli Stati Uniti, che stanno consulendo il progetto, Chiara Ferella Paola, la mia leader collaboratrice, che è stata la responsabile dell'organizzazione, quindi tra un piccolo rapidissimo percorso, che cosa vedrete? Che cosa vedrete? Beh, non vedrete una fiera, assolutamente no, non vedrete niente di Seminar, ma neanche Seminar Start, non è un elenco, una successione di gallerie tradizionali. Forse più simile a un festival, forse è più simile a un evento dove ci si rivolge agli autori, ai pensatori e agli artisti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto una serie di curatori, alcuni anche molto importanti, a partire da Luca Beatrice, come sapete ha curato il Pavilione della Biennale della Biennale quest'anno, l'anno scorso, ad altri curatori giovani ma affermati. Abbiamo chiesto a loro dei progetti che potessero coinvolgere degli artisti importanti, di talento, meno importanti ma comunque di talento, con una attentissima selezione della qualità. Però si vedrà è arte contemporanea, ipercontemporanea. Ci piace essere un po' fruitori e poter offrire le ultime espressioni dell'arte contemporanea senza pensare alla logica di mercato. È un percorso culturale, ci piacerebbe che la gente venisse, girasse per le stanze in CSO come bambini, perché fanno delle cose diverse dai video fatti da artisti internazionali a una esposizione che abbiamo chiamato extra large, con delle opere colossali che forse sarebbero potute piazzare in altri luoghi, delle opere piccolissime, fino a un percorso del basement, sui rifugi antiaerei dello superstudio, che una volta era questi rifugi antiaerei, anche per le stanzine, si scoprono altri giovani artisti, fino a un momento teatrale, fino a un momento performativo, insomma, fino alla presentazione di un libro, tante cose, un festival in cui i primi protagonisti sono i curatori, i secondi protagonisti sono gli artisti che vanno insieme, e sono le gallerie che comunque li hanno supportati o cui hanno lavorato.